Abbiamo fatto decine e decine di manifestazioni, ma i politici non si sono fatti mai vedere, ci hanno abbandonato. Noi siamo in mezzo alla strada con tutte le nostre famiglie, senza nessun sostegno, senza cassa integrazione, senza nessun. E questo è il momento che ringraziamo la magistratura, che ha avuto il coraggio di mettersi contro i poteri forti. La dottoressa Todisco ha avuto il coraggio di Borsellino e Falcone, perché è difficile mettersi contro queste persone. Questi sono peggi dei mafiosi. Queste persone devono, se viene accertato quello che è stato detto, devono rimanere in carcere. Compagnia Acqua, come sta venuta? Non potremmo più mangiare. Qui siamo uccisi. Noi siamo per il lavoro, non per la morte. E noi siamo l'esempio vivente che di fame non si muore. Non ci sono né morti nei vitricoltori da fame. Non muore nessuno. Allora, sono 2 anni, ripeto, sono 2 anni che stiamo lottando per il nostro lavoro. Ci hanno messo in mezzo alla strada da un giorno all'altro. Noi per fare una produzione ci vuole 1 anno e mezzo. 1 anno e mezzo di lavoro, di sacrifici, di stipendi agli operai. E all'improvviso un'ordinanza dell'ASL, diossina nelle cose. Ma c'è la che mi sia diossina dalla cosa. Ah, diossina dal cielo, Gesù l'ha mandata. Scusateci, Gesù ne manda pure la diossina. Ora stavo lungo mare che stava un giornalista tarantino. Il nome me l'hanno detto, ma scusatemi, non mi ricordo c'è nessun nome di questo giornalista, che mi informerò c'è questa. Scusate, voglio dire una parolaccia, mo c'è di pezzo di merda! Allora, questa persona qui ha detto che la diossina lì non c'entra niente. E c'è che mi sia diossina. La diossina, questa qui è gente, è pure Tarantino. Io condanno 2 volte i dirigenti tarantini perché hanno contribuito a queste persone di rovinare il nostro territorio. Ma si rendono conto? Non devono più farsi nemmeno una passeggiata in via d'Aquino con il voto che le pega la casputa un bacio. Noi stiamo pensando all'aria, ma questi nel suolo dell'Ilva hanno buttato tutto e di più, hanno buttato. Il Mar Piccolo è pieno di sorgenti di acqua dolce, e quella è la caratteristica del nostro mare, che dà un sapore particolare alla cozza da Taranto. Perché allora cosa hanno fatto? Con la data degli anni, quest'olio, PCB lo chiamano loro, che anche diventato pure tecnico, sono diventato un biologo, sono diventato in questi anni. Questo PCB è stato assorbito dal terreno e sfocia nel Mar Piccolo, dalle falde acquifere, hanno rovinato a noi e le prossime generazioni. Questo è un disastro ambientale, ragazzi, è un disastro ecologico. Quindi io non lo so se l'Ilva si può mettere, come si dice, ecocompatibile, può diventare ecocompatibile, io non lo so questo. Speriamo che si può fare, perché ragazzi tutti da tutta mamma, ma se questo non è possibile, l'Ilva se ne deve andare, perché per 50 anni noi abbiamo dato, Taranto ha dato, io ho due figli piccoli che voglio devono crescere in questa città. Io ho 2 figli piccoli, ciao Giovanni, sei sempre forte, Giovanni, Angelo puoi venire qui che tu hai da parlare, Angelo puoi venire qui. Allora io ho 2 figli piccoli che voglio devono crescere in questa città e speriamo che restiamo, ci devono restituire il nostro Mar Piccolo perché è la nostra fonte di sostegno alle nostre famiglie. Ragazzi, bravo! Siamo stati uniti e ringraziamo di nuovo con il cuore alla magistratura che ha avuto questo coraggio di ferro. Anche il questo presidente. No, noi siamo liberi, siamo un gruppo di vitricoltori che ci siamo estraniati dalle associazioni di categoria e camminiamo da soli perché siamo noi che siamo intaccati.
parlare, è facile parlare dalle stefanie. Ah, lui sta morendo, noi stiamo morendo. Chi sta nelle barche con noi deve parlare. Ah, allora chi parla, che, chi parla per le cose che hanno assetto il giornale, che devono fare politica, è un problema loro. I mitlicoltori danneggiati siamo noi. Siamo noi i mitlicoltori danneggiati. Canoga Gastamacis, da un giorno all'altro hanno messo a tappeto un'economia, la storia di Taranto. La cozza, Taranto è conosciuta in tutto il mondo, per la cozza e per l'ostricoltura. Prima ci hanno tolto le ostriche, perché? Hanno messo negli anni 40-50 l'idrovora dell'Ilva a Mar Piccolo e tirano tonnellate, vai in due giorni se chiudono i ponti prosciugano il Mar Piccolo, immaginate quant'acqua tira, quindi le larve delle ostriche non crescono più. Allora, ama la vostra ostrica. Mo la mitricoltura, ci hanno tolto anche la mitricoltura, ma noi storia. Che fine dobbiamo fare? Lei non, noi non conosce che la signorina non sa che, no, però mano. È un'attrice famosa. Aiutate la città di Taranto. Non sto scherzando. Grazie a tutti.